Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. La scorsa settimana ho mostrato l'arrangiamento di Stranger Things suonato esclusivamente con i sintetizzatori di Arturia, quindi con la nuovissima suite messa a disposizione da Arturia, la Collection 6, dove è incluso anche il DX7. Ma vediamo nel dettaglio come è stato realizzato. La prima parte appunto è quella dedicata alla cassa, quindi che cosa ho fatto? Ho preso la colonna sonora originale in formato audio e ho riscritto sotto punto per punto tutti i momenti dell'arrangiamento, per cui la cassa, gli effetti, la famosissima frase arpeggiata, il basso, i pads e le melodie. Non possiamo ascoltare quella originale per motivi di copyright, per cui ci portiamo direttamente nell'arrangiamento. Ascoltiamo la cassa. È stata creata utilizzando delle note divise per ottave. In questo caso ho utilizzato due suoni per creare quello più simile a quello riscontrato all'interno dell'arrangiamento. Una cassa quindi è stata creata con il preset 909 key dell'ARP 2006, mentre la seconda cassa, quindi la stessa traccia riprodotta, è stata risuonata attraverso un CS80V. Sentiamolo separato, che regala un po' di sound analogico alla cassa. Veniamo poi alla parte melodica vera e propria. In questo caso, per raggiungere il suono che ho ascoltato, come vediamo ci sono anche diverse linee di programmazione all'interno di Studio One. È semplicissimo programmare qualunque tipo di parametro all'interno di Studio One, trascinando direttamente, quindi cliccando sul parametro, prendendo la manina e trascinandola nell'arrangiamento. In questo caso la frase arpeggiata, eccola qui, viene suonata da un ARP 2006 a cui ho modificato il preset. Vi faccio sentire il preset originale, era questo. L'ho reso un po' più dinamico. Eccolo qua. A cui poi ho aggiunto un Jupiter 8, che è effettivamente quello che suona all'interno dell'arrangiamento originale. Dopodiché ho doppiato ulteriormente con un CS80 lo stesso suono, modificando il synth Rhodes a disposizione e ottenendo quindi questo risultato. Perché al mio orecchio non si avvicinava soltanto il Jupiter 8 al sound della colonna sonora. Questo per quanto riguarda la frase arpeggiata. Ovviamente i filtri si aprono in maniera programmata. Il basso l'ho fatto con un ARP 2006 e con un Jupiter. Pad è stato affidato ovviamente al Jupiter, quindi un'altra istanza di Jupiter che fa il pad, che è proprio quello che noi ascoltiamo normalmente nel film. Un secondo pad si aggiunge per le frequenze alte, settato in maniera diversa, ed un terzo utilizzando un Sam di Arturia, che ricorda un po' il coro. Ultimo la melodia fatta con il mini Moog di Arturia. È stato aggiunto un ulteriore high pad, lo sentiamo qui. Andiamo ora a vedere tutto ciò che riguarda gli effetti e che fanno parte appunto dell'arrangiamento. Il primo è un effetto di winding, ottenuto anche questo con il Jupiter 8, classico effetto di vento,
Poi abbiamo lo stesso effetto fatto con l'ARP, più scuro. Un piatto creato con Prophet, quindi un effetto di, diciamo, piatto, che in realtà è una specie di vento anche questo. Un secondo effetto percussivo che vediamo qua, che accentua appunto alcune parti. La stessa cosa la fanno le bells del DX7. Mentre poi troviamo un synth bass del modular che aiuta il basso nella frase. Poi abbiamo un noise creato sempre con un sam. Rumore elettrico e un ulteriore Jupiter che fa un vento in crescendo programmato in questo modo. Un secondo vento in crescendo lo abbiamo con l'ARP, quello che ora chiameremo Rise. E poi abbiamo appunto alcuni altri effetti. Questo, per esempio, è un altro suono del Jupiter che accentua la parte arpeggiata. Il tutto, eccolo qui, l'abbiamo sentiti tutti in questa sessione. Riascoltiamola. Il mix ovviamente porta un equalizzatore sulla cassa a togliere gli alti, un equalizzatore sul sequencer che taglia, fa un piccolo taglio sui 75. Un secondo equalizzatore sui pads che toglie i bassi, mentre i bassi appunto hanno modo di liberarsi tagliando un po' le frequenze alte. Il master ospita un multiband compressor. Infine finiamo in un equalizzatore della T-Rex, un fab filter Saturn che enfatizza armoniche, il compressore Opto della Rose all'interno di Nebula 4 di acustica audio ed il limiter stealth sempre di T-Rex. Gli effetti che sto utilizzando sono lo Spark Verb che già avete visto in un altro video, da cui sto prendendo l'ambientazione molto diffusa, eccolo, in cui si infilano alcuni dei sintetizzatori. E che amplifica l'effetto. Pro R, in questo caso di fab filter, e il mio plate preferito che è il PSP 2445. Vi consiglio di ascoltarlo in cuffia perché l'effetto è devastante. Spero che questo tutorial con Arturia vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!